presidente Luigi Salvatorelli, la Vastese ha ritrovato dopo tantissimi mesi la vittoria all'Aragona pesante in chiave playoff, avendo battuto una diretta concorrente come l'Ovidiana Sulmona. È questa la strada giusta? Beh sì, questa è la strada giusta che dobbiamo proseguire, che dobbiamo portare avanti fino alla fine del campionato. Dobbiamo stare con i piedi per terra, stiamo in sordina e dobbiamo fare una programmazione come quella che stiamo facendo per poi riportare la società e la Vastese Calcio dove merita. E siamo ripartiti con la voglia di far bene, come ho sempre detto. Forse ci manca qualche punto un po' per situazioni, perdere una partita a Pescara dopo che eri in vantaggio, che ti danno un rigore che non c'era, sfortunatamente, però ci sta, fa parte del gioco. Poi sbaglio un rigore al 47esimo del secondo tempo con il Casalbordino, sono dei punti persi che se no si parlava di altro. Però abbiamo tutto il tempo per recuperare, siamo fiduciosi, la squadra sta bene, lavorano tutto il giorno, tutta la settimana, e quindi sono estremamente fiducioso del lavoro che si sta facendo e che abbiamo fatto. I tifosi lo chiedono quasi ogni domenica, si sente dagli spalti la situazione societaria, a che punto ci troviamo per quel definitivo passaggio di consegne di cui si parla da mesi? Come abbiamo sempre detto ed è stato più volte descritto la situazione, non è una cosa che si fa con estrema semplicità, è un attimo complessa, ci si sta lavorando, ogni settimana si fa un passo per arrivare poi al passaggio totale. 8 anni per sistemare situazioni, non è che lo sistemi con una settimana o con un mese, ci sono delle date che poi l'Agenzia dell'Entrata dobbiamo rispettare, ci si sta lavorando, ci sono i commercialisti che ci lavorano, gli avvocati che ci stanno lavorando, ma si sta portando avanti fino a che poi arrivi questo benedetto giorno che ci sta il passaggio della nuova società. Un po' il rammarico che non ci danno neanche tempo di poterlo fare, questo ci scompensa perché chi vorrebbe avvicinarsi sente e legge tante critiche, ma noi facciamo il calcio per il bene della città, quindi questo certamente non mi è d'aiuto per portare dentro altri imprenditori insieme a me che possono portare il calcio vastese avanti negli anni. Giovedì scorso c'è stata la definitiva uscita di scena da parte dell'ormai ex DS Nicola Bellandrini. Nei giorni scorsi abbiamo letto alcune dichiarazioni. Ha voglia di rispondere? Beh, Nicola, io ho ricostituito il settore giovanile, l'ho chiamato, penso che mi meritavo forse un minimo di gratitudine perché l'ho ricoinvolto calcisticamente quasi 2 anni e mezzo fa. Dal settore giovanile me lo sono portato in prima squadra perché ho sempre creduto in lui. Poi se uno sceglie di andare perché capita la giornata ci si discute su determinate situazioni, in questo momento qua e uno prende la decisione di andare via, dispiace, poi ognuno è libero di scegliere e di fare nella vita quello che meglio crede. Certamente ci troviamo alla quinta di campionato, un direttore che ci lascia così ci rammarica, però rispetto le decisioni di tutti, mi aspettavo solo un po' più di gratitudine nei miei confronti perché sono colui che me l'ha riportato nel mondo calcistico. Però probabilmente va bene così, non ho niente da aggiungere e da recriminare. Ce l'hai detto a microfoni spenti, ti sono già arrivate tante chiamate da parte di alcuni direttori sportivi, qualcuno c'era anche domenica all'Aragona. Il ruolo da direttore sportivo al momento la Vastese lo rioccuperà nel breve tempo o ti prenderai, vi prenderete il più tempo possibile per scegliere eventualmente la nuova figura? Allora, dal momento che è uscita la notizia che Bellandrini non era più direttore sportivo della Vastese, fino a oggi pomeriggio compreso, sono arrivato alla 10ª candidatura di direttore sportivo per venire a Vasto. Probabilmente il Vastese non apprezza la piazza Vastese, gente di fuori non è che l'apprezza, ci verrebbe di corsa.
Attualmente la scelta è quella di stare un attimo tranquilli perché abbiamo costruito fino adesso e non posso permettere di distruggere il da farsi. Quindi vediamo nel corso delle settimane se davvero necessita la figura di direttore sportivo, perché la squadra c'è, quindi non posso oggi inserire una persona che giustamente imporrà le proprie idee, diciamo rivoluzionando una squadra che adesso ha iniziato a girare come Dio comanda.